ci sentite? Sì, sì. Vai. In fondo. No, silenzio laggiù. In fondo non sento. Quelli in fondo sono proprio sordi. Molto sordi. Li facciamo fuori, eh? Ma sì, sì. E vabbè, io... Per chi non li conosce, qua siamo tutti noi, quindi. Elio Di Cesare è il segretario dell'Associazione Nazionale Antimafia Antonino Caponnetto, Paolo Costa, attivista riformia e membro dell'associazione, attivista storico, uno dei più anziani del Basso Lazio, il Meetup è aperto dal 2007, solo dal 2007. Il Meetup di Ceprano, giusto per farvi capire, è aperto dal 7 marzo 2013, quindi sì, un pochetto, un po' d'anzianità. Io vabbè, avevo scritto qualcosa, però ci fa sempre bene anche a noi, uso le parole perché mi riallaccio poi a una cosa che ha scritto Giulia Sarti oggi, no, anzi l'altro ieri, il 3 aprile, e prendendo le parole da Cose di Cosa Nostra di Giovanni Falcone. La mafia, lo ripeto ancora una volta, non è un cancro proliferato per caso sul tessuto sano. Vive in perfetta simbiosi con una miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e piccoli maestri cantori, gente intimidita o ricattata che appartiene a tutti gli strati della società. Questo è il terreno di coltura di Cosa Nostra, non tutto quello che comporta di implicazioni dirette o indirette, consapevoli o no, volontarie o obbligate, che spesso godono del consenso della popolazione. Queste sono le parole di Giovanni Falcone. Il 416 terra era il sogno di Giovanni Falcone, ma il 3 aprile, segnatevi questa data, il 416 terra è morto. Un politico può essere a disposizione della mafia, non è reato. Dopo una lunga e dura battaglia il governo delle larghe intese sulla mafia, previo incontro tra capi, ha deciso che lo scambio politico-mafioso non deve essere punito. Non ci dovrebbero essere giri di parole da fare, bisognerebbe essere duri e determinati nella lotta contro la corruzione politica e mafiosa, e invece no. La lunga trattativa Stato-mafia continua, ora in questo momento in Parlamento, rendendo inoffensivo il 416 ter. Ma i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle non hanno intenzione di retrocedere di un passo e dicono: denunciamo questa trattativa, denunciamo lo svuotamento del 416 ter, l'Europa si prepari, per il prossimo semestre di presidenza italiano avranno un padrino a Bruxelles. Ora è chiaro anche cosa si sono detti il presidente Napolitano e Berlusconi: ieri un caffè, oggi muore il 416 ter. Bene, gli ospiti li ho presentati e brevemente vi ricordo che il 3 settembre noi siamo già impegnati già da tempo sulla legalità, e già il 3 settembre facemmo al nostro comune, al sindaco, poco prima, un paio di mesi prima che avesse i suoi problemini legali, e facemmo una richiesta per un forte impegno contro la criminalità organizzata, prendendo spunto da un comunicato che aveva fatto il sindaco di Pastena, Arturo Agnesi. Prendendo spunto da quel suo comunicato facciamo una richiesta formale al comune, e questa richiesta nasce dalla ingiustificata tendenza di molti cittadini amministratori a voler negare la presenza di realtà mafiose in diversi comuni della Sciaria, malgrado l'evidenza di una realtà inquietante e di una strana quiete che secondo noi è di quelle che precedono la tempesta. Siccome crediamo che sia estremamente importante analizzare il fenomeno, chiediamo a lei, sindaco, di fare, speriamo con il sostegno e la collaborazione di tutti gli amministratori, tutto quello che è possibile fare per tenere sotto controllo, respingere e scacciare in ogni modo eventuali soggetti mafiosi e o soggetti collusi con essi dal nostro territorio, per garantire la massima sicurezza e tranquillità alla nostra collettività, garantendo così anche al nostro comune la possibilità di attrarre possibili future attività commerciali e iniziative imprenditoriali, perché appunto questo, ovviamente, anche il fatto di garantire la legalità è qualcosa che va ad influire in quello che possono essere le capacità di sviluppo economico di un territorio. È chiaro che un imprenditore o un commerciante che si sente tutelato in un determinato territorio sa che non deve, insomma, potrebbe non
ricevere qualche visita particolare da parte di qualche soggetto un po' ambiguo, ovviamente gli fa avere qualche stimolo in più per se ha intenzione di venire a investire nel caso in cui dovesse avere intenzione di venire ad investire nel nostro territorio. Circa un mese dopo, perché ce l'avevamo già pronta, preparata, essendo in contatto con Paolo Costa di Fornia, che ce ne aveva già parlato, e protocollammo invece proprio la richiesta con la proposta di istituzione di un osservatorio comunale sulla legalità. In effetti questa cosa la facevamo con un mese di distanza, perché io giustamente pensai anche: noi intanto facciamo questa richiesta per un forte impegno contro la criminalità organizzata, pure un po' come per dire: noi ve l'abbiamo chiesto, ve l'abbiamo detto, fate voi, nel caso voi poi non sapete come fare, noi vi diamo un suggerimento, cosa che avrebbero anche già potuto chiederci dopo la prima richiesta. Perché ci fate questa richiesta? Avete qualche idea? Sapete come si potrebbe affrontare e gestire la cosa? Non l'hanno fatto. Allora dopo un mese noi gli abbiamo fatto una richiesta nella quale c'era scritto anche cosa e come si poteva fare, e quindi abbiamo fatto la proposta di istituzione di un osservatorio comunale sulla legalità, del quale vi accenno solamente un punto, l'articolo 2, poi per il resto ve lo spiegherà molto meglio di me Paolo. L'articolo 2 che dice: l'osservatorio svolge i compiti di studiare e fotografare le forme criminali tradizionali ed emergenti presenti sul territorio, individuare i settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, analizzare l'efficienza delle strutture preposte al contrasto della criminalità e proporre tutte quelle mutazioni, aggiustamenti e integrazioni che dovessero rendersi necessari per aumentarne l'efficacia, vagliare il senso di sicurezza soggettiva dei cittadini comparandola a quella oggettiva, effettuare una mappatura delle istituzioni del privato sociale connesse con problemi della sicurezza e del contrasto alla criminalità, verificare la compatibilità con le leggi e i regolamenti di tutti gli atti assunti dalla pubblica amministrazione locale. Questo è quello che praticamente insomma è l'osservatorio. Questo è il secondo articolo dei 7 articoli che fanno parte del regolamento dell'osservatorio stesso, che adesso insomma ci spiegherà meglio Paolo. Grazie, io passo a Paolo Costa. La parola a Paolo Costa.